Ciao Gnappa Family, sono tornata con un altro video e come avrete letto nel titolo, questo è l'ultimo round del mio shopping fatto coi saldi. Non so come chiamerò il video, parte 2, round finale, la resa dei conti, non lo so, però questo è. E ho deciso anche che cercherò di comprare di meno, quindi se riuscirò nell'intento, probabilmente vedrete meno video haul, però cioè è tutto molto. Lo scopriremo solo vivendo, insomma. Io posso avere tutti i buoni propositi del mondo, poi se cedo, cedo. Io direi di non perderci in chiacchiere perché ho il tavolino bello pieno e vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, sono stata da Ghirè e ho comprato un leggings. Stava in super offerta, cioè non potevo lasciarlo lì. E secondo me questo è un leggings che è abbinato bene. Può far uscire fuori begli outfit. Veniva 13,90 euro, l'ho pagato soltanto 2,90 euro e c'era uno sconto del 79%. Allora, è un leggings nero nella parte superiore e poi c'ha la gamba tipo che qua fa così e poi tutto pizzo. Aspettate, provo a infilarci in braccio. Vedete? Qua è fatto così. È tutto pizzo. Quando l'ho comprato stavo con un'amica mia Denise che me l'ha bocciato praticamente, però io in testa ho degli outfit fighi e battonici da abbinacce che secondo me è una bomboniera. Poi magari ve lo farò vedere. Ve lo farò vedere su Instagram, sì, perché secondo me c'ho proprio un progettino, capito? Tutto un film. Passiamo oltre, passiamo oltre. Allora, sono stata da Silvia Niche. E pensate un po', ho trovato una maglietta bellissima a mezze maniche. Vediamo se c'era il prezzo. Allora, c'era lo sconto sul prezzo dell'outlet. Praticamente prezzo outlet veniva 10 euro, col saldo al 50% l'ho pagata 5 euro. E guardate che carina. È verde, mi serviva una magliettina verde da mettere dentro le gonnelline, quelle che metto io l'estate, per abbinarla alle mie Converse verdi, che sono esattamente di questo verde. Sapete tutti quanti che il verde è il mio colore preferito. E niente, secondo me è Amy Winehouse. Secondo voi gli assomiglia o è proprio un'altra cosa? Cioè, non notate la somiglianza? Cioè, secondo me è lei, c'ha pure Rosellina in testa. Secondo voi? Fatemelo sapere nei commenti, perché c'è. Secondo me è come dico io. La vedete questa busta? Bene, ho fatto un affare da Stradivarius. Allora, se avete visto il video haul, forse non l'ultimo, il penultimo, dove ho comprato tutte quelle giacche, sapete che sto invasata con le giacche in questo periodo. Ne ho vista una, regà, ho detto, no, mio Dio, quanto sei bella la mia vita. Eccola qua, cioè, mo va bene. Ci fate caso, c'ho il biondo che va sistemato, no? Però immaginate io quando ho sistemato il biondo con sta giacca, c'è cioè Barbie, cioè, ce la faccio proprio. Parte di nuovo l'hashtag, ce la faccio. E niente, l'ho trovata a un super prezzo, cioè era meno il 75,02%, da 39,99 l'ho pagata soltanto 9,99 euro. E regà, è bellissima, è una taglia S, cioè. Dio santo, che bella! Ehi, ciao, sì! Colazione da Tiffany! No, vabbè, troppo mia, troppo mia! E quindi niente, adesso ho anche una bellissima giacca fucsia, uguale ai miei stivali, fino al ginocchio, con tacco super buttons, dello stesso fucsia. Prevedo un'invernata battonica, regà, la prevedo! Poi! Sono stata da The Zenis e ho preso un po' di cose in giorni diversi. Allora, ho comprato questo body. Ci sarà il targhetti? Sì. Da 16,99. Dovrei averlo pagato tipo. Aspettate, c'ho 3.000 scontrini, tipo sui 7-8 euro. Vabbè, è fatto così. E mi piace perché tipo. Nella parte sotto la mutanda, a parte è morbida, quindi non ve segna tipo e ve fa la doppia chiappa,
E in più è tipo una mezza brasiliana, quindi vi si abbraccia bene quello che siete abbracciati e non vi fa segni brutti. Quindi questo andrebbe benissimo anche con pantalone, quindi non vi fa il segno di appunto sta doppia chiappa che vi si può vedere dal leggings o dal jeans. Però io in questo caso l'ho comprato sempre per le mie gonne estive che metto l'estate. Cioè io quando penso a quei gonne e all'arrivo dell'estate sono felice, non so perché sono veramente comode e sono fresche. Spero che Piazza Italia le riproduca perché mi si stanno a rovinare. Cioè, ho praticamente sempre incollate addosso, però la cosa positiva è che ho tanti colori. Quindi la prima cosa che ho comprato è questo body. Poi ho preso un pezzo sopra del costume che stava a metà prezzo, da 12,99 lo dovrei aver pagato tipo 6 e qualcosa. Ed è fatto così. Cioè, raga, non è che mi entri benissimo, perché mi sta un po' stretto, nonostante sia una L. Le coppette le ho torte, perché non si poteva stare che coppette. Però è veramente battonico. E alla fine ho pensato, vabbè, non so, potrei usarlo pure sotto a una camicia aperta, non so, vabbè, devo vedere se annaccia al mare effettivamente o no, però era troppo bello per lasciarlo là e poi l'ho pagato appunto una cazzata, quindi l'ho preso. Passiamo all'altra busta, mi devo arrampicare perché ho rotto la busta proprio. La busta si è spaccata. Meno male che in questo video ho deciso di provare a fare tipo i montaggi con i tagli, perché se no era la fine, perché sapete che io non li taglio mai i video, cioè a meno che non so video trucco, qualcosa de vlog, qualcosa così, però io di solito faccio i video tutta diretta. Stavolta ho detto vabbè, fammi provare l'ebbrezza di fare un video coi tagli, no? Per spizzarmi di più col montaggio, ste cazzate qua. Meno male, perché cioè mi sarà sfracellata la busta. Allora, ho comprato due gonne della linea nuova, quindi non in saldo. Allora, voglio complimentarmi con te Zenis, perché stavolta mi sei piaciuto e pure tanto. Vi spiego perché. Hanno fatto queste gonne con un elastico veramente morbido, quindi queste gonne non vi segnano minimamente i fianchi. Cioè tipo, vabbè, io ho perso tanti chili, quindi sono morbida, non so, perfettamente tonica. Cioè io una gonna che mi fa il segno da ciccia sul fianco e devo sci come un kebab, io non me la compro. Quindi quando me la so provata ho visto effettivamente che questa rimaneva morbida, abbracciava bene la figura, non ti faceva nessun segno. Cioè ho detto, ah, oh, finalmente qualcuno ha ascoltato le mie preghiere. Quindi complimenti De Zenis, mi sei piaciuto. Certo, se mi facevi più di fantasie io sarei stata ancora più contenta, però se te vuoi rifare per l'anno prossimo, capito, no? Allora, la gonna in questione è questa, è lunga lunga e c'ha due spacchi fatti così, vedete? Quindi o ve la mettete di lato e fate vedere la coscia di lato, se avete i peli non fatti ammortizzate, capito? Fate vedere solo una parte. O ve la mettete frontale come va e avete i spacchi dalle gambe in giù. Non ve lo so spiegare, però insomma, prendetevi in parola, è veramente carina. E poi l'ho presa questa fantasia che non mi piaceva tantissimo, però dopo che ho comprato quella e l'ho trovata veramente comoda, ho detto sai che c'è? Ma faccio piacere. E infatti così ho fatto, vi dirò. De prima acchito c'è un colore proprio brutto, verde così, con sti pallini neri che non so, dovrebbe richiamare un leopardato, eh. Dico, mamma mia, cioè, che poi sto verde pare un po' color cacarella. Però alla fine, abbinata con una magliettina nera, una Converse nera, una borsettina nera, poi sapete io adesso sempre quasi solo di nero, ho detto, vabbè, si può fare. E alla fine si è fatto. E poi ho preso una maglietta che veniva 12,99 e l'ho pagata al 56,45 euro. Mi sorella si è presa nera a prezzo pieno, tipo qualche settimana prima, e gli stava bene. Poi l'ho vista così, a metà prezzo, in altra nera. Nera io ho presa pure a lei, io me la so presa così per cambiare. Ho detto, vabbè, magari la gonnellina bianca abbino facile. Poi comunque mi piaceva perché è un tessuto fresco, io sto a patì da morire il callo quest'anno. Cioè io penso, se te devo descrivere la mia estate, sono stata più male che bene. Vabbè, passiamo oltre.
Non mi ricordo se De Zara avevo fatto vedere questa, perché è un po' che ce l'ho chiusa, perché ho detto vabbè, la faccio vedere il video, però poi stavo là, dice, ma gli ho fatta vedere o non gli ho fatta vedere, perché ce l'ho anche nera, non mi ricordo se ve l'ho fatta vedere solo nera o anche questa verde. Vabbè, se ve l'ho fatta vedere, raga, scusate la vecchiaia, l'ho presa pure verde. Veniva a 12,95 e non mi ricordo minimamente se l'ho pagata in saldo, quindi ce l'ho sia nera che verde, per la mia gonnellina verde. Tutti i miei outfit girano intorno a quei gonne. Poi sono stata a un negozio dei cinesi, che non facevi affare dai cinesi? Ho fatto pure l'affare. Volete vedere il mio affare? Ho comprato sto vestito lungo, bello, a una cazzata. È fatto così, che io in realtà un giorno ci sono uscita, ciao, estremamente caldo, ho messo le maniche su tascelle e sono andata. Però va così, c'ha sulla pancia l'elastico, quindi se ci volete mettere una cinta, ce la potete benissimo mettere, ed è lungo. Veniva 8,99€, cioè già una cazzata, e con il 20% l'ho pagato 7,12€. Voglio un applauso, ragazzi, la regina dello shopping dai cinesi. Basta, basta. Ho comprato il mio nuovo portafoglio. Dovete sapere, c'è una fissa strana, io compro di tutto, c'ho valanghe di roba, compro la roba doppia, ma io non riesco mai a comprare portafogli. È più forte di me, so quelle strane fissazioni da gente, no? Tipo quelli che saltano i gradini 2 a 2, io pure faccio queste cose strane, non vi preoccupate. Però c'ho una fissazione, cioè non voglio mai cambiare portafoglio, io arrivo al punto di sfonnarlo e poi lo cambio. Non lo so perché, mi dispiace, dai, penso, oddio poverino, è tutto solo lì buttato. Ce la faccio. Vabbè, ho detto, sai che c'è, lo compro. L'ho pagato 31,50 e veniva 45. È bianco, già l'ho zozzato perché lo so usare già da una settimana. L'ho zozzato un po' di rosso, è semplicissimo, ho scritto li ho giù qua. Semplice. Raga, c'ho solo 10 euro dentro, dispiace, non vi posso far vedere grandi cose. Giro col banco, quindi vabbè. Ora vi mostro lo shopping che ho fatto su ASOS. Fate casa a busta, ho messo tutto qua, perché sennò queste buste a bizzeffe. E niente, ho fatto sto shopping su ASOS, presa da una carenza d'affetto notturna e da un po' di offerte che avevo trovato. Ho detto va bene, vai, è il momento giusto, buttati, spingi quel tasto, conferma l'ordine, e così ho fatto. Allora partiamo dal principio. Sarà tipo un anno e mezzo che mi voglio comprare ciabatte hawaianas. Pronti per la storia curiosa affascinante? Pronti. Mi volevo comprare queste ciabatte, però ce ne stanno delle bellissime tutte, però dico, mamma mia, 30 euro un paio di ciabatte, ma vado da Primark a 3 euro, gioca chi i pupazzetti da Disney, no, vabbè mia, non le prendo, quindi ero sempre combattuta. Vado all'outlet, entro diretta, c'era il negozio da Hawaiianas, dico, basta, io mi compro queste ciabatte, non c'era il numero. Vado al Globo, trovo queste Hawaiianas, c'era solo 37-38, le provo, regà, precise. Dico, mamma mia, ma so precise, qua mi esce il carcagno de fori. Volevo andare a provare 39-40, non ci stavano. Vabbè, dopo è scontato che mentre 39-40, perché 38-39 non ci stava. Dopo è scontato che ste ciabatte mi entrano. Dico, sai che c'è? Appena trovo un'offerta, le compro. Le compro! Così ho fatto su ASOS, no? 39,40, da tipo 30 euro stavano a 18. Verdi, del mio colore preferito. Ma tu che fai? Non le prendi? Io le ho prese. Regà, per me questo non è un 40. Cioè, c'è scritto 39,40, ma per me questo è un 45. Cioè, il piede mio arriva qua, largo qua e largo qua. Cioè, meto in faccia. Vabbè, avevo già buttato la busta per far cambio col cosetto de reso, vabbè, e regalerò a qualcuno. Devo solo cercare di capire quale tra amiche mie c'ha un 45, perché vabbè, basta. Basta, sogni infranti. Ah no, questo non c'entra niente qua, è una busta che ho comprato da New York, era un euro. Ho detto vabbè, mi potrà essere utile. Non lo so, stava solo a un euro, sai, quelle fisse che tu dici, ok, lo prendo. Ho comprato sto zainetto della Nike.
rosa a 12 euro. Perché stava a 12 euro? Ho detto sicuramente mi potrà essere utile. Perché stava a 12 euro? E poi ho comprato lei, l'amore della mia vita. Non mi ricordo quanto veniva a prezzo pieno, non mi sembra ci sia scritto, non lo so. Però mi ricordo che in saldo l'ho pagata 35. Aspettate, controllo, non c'è scritto. Allora, pure questa storia curiosa, affascinante. La mattina mi sveglio, vado su Zalando, vedo una felpa. Crop top. Regà, manco era bella, vedi che la verità, c'aveva scritto California, cioè, mando vai. Però era verde acido, ho detto. Mo sto in fissa col verde acido. Veniva poco, quindi la prendo. La metto nel carrello, ho detto, vabbè, la più dopo. La sera vado a controllare, regà, non era finita. Esaurito. Ho detto. Ma chi si è comprato quello schifo? Niente, sta sorpresa. E io non avevo la mia felpa verde acido. Quindi che ho fatto? Mi sono messa alla ricerca di un'altra felpa verde acido. E alla fine ho trovato lei, verde acido, che sembra più un verde fluo dallo schermo, però è un verde acido, che è figa, cioè è figa, regà. Certo, ho pagato 35 euro e non 9 o 12 quanto veniva, però è figa. E alla fine meglio così. Non tutti i mali vengono per nuocere. E niente, è una crop top carina. Verde acido. Ci serviva. Mi serve davvero? No. Però ci serviva. E quindi l'ho presa, basta. Senza troppi giri di parole. Passiamo a pull. Ho comprato una sola cosa, che è una felpa, che veniva da 9,99 a 5,99 con un 40,04% di sconto. Allora, è una felpa semplicissima, nera, con sto coso, sta riga giallo, color giallo Timberland, e con ste righe. Wow. Scoperta in diretta. Chiamata il piccolo chimico. Ah no. No, non so, sembra muffa. Vabbè. No, fa schifo, raga. Capisco che c'è. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Vabbè, regà. C'aveva sulle maniche, non so, dei cosi. So, tipo come se fossero pezzi di scotch carta. Però quando li levi gli lascia una patina bianca tipo di incrostato, non so. Spero che se levino lavandola, perché se è carta si dovrebbe levare. Vedete, si spelliccia. Si spelliccia come la forfora. No, la forfora non si spelliccia come la gente quando si leva l'abbronzatura. Cioè, tipo, voi siete tipe che quando vi bruciate e vi spellate, a me non è mai successo, perché sennò sarei morta. Sarei morta nel senso che mi farebbe schifo tanto, tanto, tantissimo. Voi quando vi spellate, cioè, fate uno scrub e si leva o vi spellicciate voi così, cioè, a me è una cosa che fa senso. E a me non fa senso quasi niente, ve lo assicuro, cioè, mi potete fare pure la cacca vicino, non mi fa senso. Ma se guardo uno che si sta spellicciando, mi viene proprio da fare. Tipo così. Non giudico chi lo fa, cioè, nel senso, cazzi vostri, però mi fa senso. Mi fa tanto senso, proprio senso. Vabbè, basta, ho comprato questa. Ultima busta del mio negozio. Cioè, raga, ho preso qualcosina che stava in saldo, qualcosina da nuova collezione. Cioè, mi piace tutto, mi piace tutto. So de parte, mi piace tutto. Allora, primo, questo. È un Primula. Raga, è la mia linea degli Yamamay preferita, la Primula. È un Primula senza ferretto. Ce l'ho a nero. Comodissimo. E questa è la linea, diciamo, da sposa, perché la fanno nel color panna con tutto il corredo ed è per le spose ed è bellissima, bellissima, raga, potete capire. Ed è appunto la mia preferita, però certo, io trovo tante persone che vengono al negozio che non gli piace il pizzo, quindi quando gliela fai vedere fanno "Non me la metterei mai". Io guardo e dico "Ma stai scherzando?". No, cioè lo penso, ma non glielo dico. E quindi niente, di sta linea hanno fatto un nuovo colore che è questo e io innamorata. E ovviamente mi sono presa le mutande, ebbene sì, il mio perizomino, quello con i laccettini
che si possono regolare. Cosa che mi piace un sacco perché, come ho detto prima, che la cosa delle gonne e delle Zenith, io non metto mutande che mi possono fare il segno, perché odio l'effetto kebab che si vede dai vestiti. Cioè, se io ho un tubino aderente, no? E mi si vede il segno della mutanda che mi schiaccia il lardo, cioè, io non ci esco. E la colpa a chi le do? Alle mutande, cioè, capito? Invece queste hanno fatte i lacci e spero che Yamamay ne faccia molte di più. Per noi ragazze morbide. Sta tuonando. Vabbè, questo è il primo completo che ho preso. Il secondo è un Primula sfoderato, quindi senza coppe. Sì, sono i classici reggiseni comunemente chiamati la vecchia, lo dico anch'io. Però vi assicuro che sono non comodi di più. Cioè, qua ci mettete la tetta, potete correre, che vi rimane lì. Non si muove. E in più sono carini. E perché no? Anche sensuali, perché ve si vede il bottoncino. Quindi, stessa cosa, stessa mutanda. Poi c'è stato questo qua, che è un push-up, sempre della linea nuova, guardate quanto è bello, quanto è battonico, che c'aveva la mutandina, sempre fatta così, ma non coi gancetti che si regolano, e non l'ho presa. Ci metterò una Primula nera coi gancetti che si regolano, e guardate quanto è bello, guardate il dettaglio qua. Oh oh. E quindi pure questo. Poi ho preso il reggiseno a conchiglia che vi ho fatto vedere su Instagram. Cioè, questo, raga, è pazzesco. Cioè, ditemi se non sembrano due conchiglie. E questo qua l'hanno fatto solo per le taglie differenziate. Quindi, viva le tettone che non trovano mai niente. Perché le ragazze col seno piccolo, comunque taglia standard, trovano di tutto. Le ragazze coi seni abbondanti trovano mai niente. Vabbè, di niente no, però trovano molto meno rispetto a chi c'ha una seconda, una terza, una quarta, così. E quindi niente, quello è figo e l'hanno fatto per le tettone. Poi ultima cosa che ho preso è stata questa, che è un coprispalle nero classico, molto carino, tipo ehi ciao, sono una donna in carriera. Esattamente. E basta, questo era il mio shopping, raga. Ve l'ho detto, cioè mi sono sparata l'ultimo pezzo, l'ultimo capo, così, però sì, è finita. È finita, the end, the finish, finish, finish the gioco, finish, finish the money, finish. È finita. Bene, come tutte le volte che faccio un video haul, voglio sapere da voi qual è il vostro pezzo preferito, il mio... sicuramente le gonne di The Zenith, perché sono veramente contenta di aver trovato qualcosa che non mi segna i fianchi. Pezzo meno preferito, quella maglietta del cazzo con la carta appiccicata sopra. E sì, fatemi sapere voi qual è il vostro pezzo preferito. Io spero tanto di avervi tenuto compagnia e fatemi sapere soprattutto che cosa avete comprato negli ultimi giorni dei saldi, perché sono i migliori per fare shopping.